Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Story. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente. Yeah. E oggi parliamo di Halloween 2, edizione speciale per i 40 anni, ovviamente targato NECA, ed è il vincitore del sondaggio della settimana scorsa che abbiamo fatto su Instagram. Se ancora non ci seguite, vi invitiamo a farlo, trovate i recapiti in descrizione. Questa è la solita scatola della NECA in versione Ultimate, cioè a finestra, che è quella che io preferisco. Dietro troviamo alcune immagini di Michael, Dottor Loomis e i vari accessori. Ricordo che in passato uscì già un set con protagonista il Dottor Loomis e a fianco la nostra Loris Todd. La scatola, come potete ben vedere, è ben diversa perché questa è la versione clothed, quindi tutti con vestiti in stoffa e dovrebbero avere anche qualche centimetro in più di altezza, quindi è praticamente una serie diversa. Però oggi non dobbiamo soffermarci su quel set che tra l'altro abbiamo già recensito e vi lascio la recensione a fine video, ma dobbiamo concentrarci su questa nuovissima edizione. Prima di cominciare la recensione, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella. Ora vi lascio all'unboxing e poi alla recensione. Ok, eccoci con le nostre action fuori dalla scatola. Allora, partiamo da Michael, che è il pezzo, diciamo, già visto e rivisto. Abbiamo gli snodi. Ormai la NECA, più andiamo avanti, più gli snodi sono ottimi, quindi nulla da segnalare. Abbiamo il doppio snodo sul gomito, quindi perfetto. Poi abbiamo i 6 colpi di pistola sparati dal Dottor Loomis nel primo film. Qui abbiamo gomma morbida nel petto. Lo sculpt, direi che ci siamo. È diversa dalla versione singola di Michael, eh? Ve lo dico subito. Adesso precisamente non vi so dire le differenze perché comunque non me la ricordo, però sicuramente ci sono. Poi al limite, se vi fa piacere, me lo dite nei commenti e facciamo un po' di video di comparazione sia di Michael che del Dottor Loomis, delle due versioni sempre NECA. Poi le gambe possiamo aprirle così, ma è praticamente inutile una trappola del genere per Michael. E poi vabbè, le ginocchia, i piedi, anche tanto le scarpe. Non mi piacciono assolutamente i peg verdi, bruttissimo, cioè non capisco perché l'abbiano fatti verdi, sono inguardabili, porca miseria. Vabbè, e questo è il nostro Michael. Si vedono nella maschera, si vedono anche gli occhi. Qui adesso non riesco a farveli vedere, forse sì. Qui si vedono, ecco. Abbiamo un colore della tuta, un verde bottiglia, lucido. Ok. E questo è il nostro Michael. Ok, passiamo al Dottor Loomis, che è il pezzo speciale di questo pack, perché è la prima volta che viene prodotto, se non in versione clothed, come vi ho fatto vedere all'inizio. Allora, abbiamo la giacca in gomma morbida totalmente e anche quella sotto. Allora, le braccia sono un po' dure da piegare, semplicemente perché possono essere tolte e cambiate con un altro paio che poi dopo vi farò vedere. Abbiamo gli snodi anche alle ginocchia, però sono un po' limitati quando lo alzate perché la gamba va a sbattere contro la giacca in gomma morbida, quindi è limitato per quello. Per il resto però comunque gli snodi ci sono. Poi abbiamo i piedi, ovviamente, un po' di snodo anche nella caviglia. Allora, lo sculpt, diamo un'occhiata allo sculpt, è favoloso, cioè è fatto davvero ad opera d'arte, cioè è proprio bellissimo, sembra di avere l'attore tra le mani. 10 lode, cioè proprio solo Loomis vale il prezzo del pack. Difetto di colore qui sulla camicia, c'è un po' di colorito il colletto, ecco, però vabbè, dettagli. E queste sono le nostre action figure. Passiamo agli accessori. Allora, partiamo subito con le braccia sostitutive di Loomis, come vi ho detto prima, e dopo andremo a vedere come montarle. Poi passiamo alla mano con l'accendino, fondamentale per questo set. Poi abbiamo la pistola, sempre di Loomis,
Ne abbiamo due in dotazione perché, come abbiamo visto nel film, alla fine una viene data a Lori. Quindi due pistole per quel motivo lì. Poi l'immancabile zucca. Non può mai mancare la zucca nelle action figure di Halloween. Ormai ne abbiamo a valanga. Partiamo con le armi. Iniziamo subito con un coltello seghettato. È un po' fatto un po' male alla punta. Vedo che c'è del... che non è stato tagliato bene. C'è della plastica in più, inutile. Vabbè. Poi abbiamo la siringa. Un bel martello. Poi come ultima arma abbiamo il bisturi, una delle armi più importanti del film, con cui si chiude tra l'altro questo film e con cui Michael colpisce il dottor Loomis. Poi passiamo alla seconda testa di Michael, che è quella ovviamente insanguinata. Fatto molto bene il sangue sia sulla maschera che negli occhi. Allora, praticamente Laurie Strode, quando vede Michael che si sta per avvicinare, gli spara due colpi in faccia ed è talmente precisa che questi due colpi vanno a finire direttamente nei buchi della maschera, degli occhi, perché non ha altri difetti sulla maschera. Quindi complimenti alla mira di Laurie Strode. Poi ultimo accessorio, che è la parte forte diciamo di questo set, è stato rifatto praticamente Michael solo per questo accessorio, ed è il fuoco, che alla fine del film, quando viene fatto esplodere la stanza con dentro Michael, vediamo lui uscire dalla stanza con tutto il fuoco addosso, e ci sono altri pezzi che poi vanno tutti messi addosso a Michael. E questi sono tutti gli accessori compresi in questo set. Ok, andiamo a vedere come montare le seconde braccia di Loomis. Allora, praticamente le togliamo, poi togliamo la giacca, l'impermeabile, chiamatelo un po' come volete, e inseriamo le seconde braccia. Ok, e questa è la versione di Loomis senza impermeabile. Ok, ora vediamo come mettere le fiamme addosso a Michael. Ok, primo pezzo, togliamo la testa, inseriamo il fuoco e ci mettiamo la testa. Ovviamente quella con il sangue, perché è una scena che succede dopo. Ok, e questa è la versione finale con il fuoco addosso. Il pezzo del fuoco ha dei piccoli peg che vanno inseriti negli occhi, e poi messo anche il bisturi in mano. Quindi questa è proprio la scena finale del film. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, partiamo dicendo che è un set bellissimo. Un set bellissimo. Poi quando parliamo di Halloween, della Neca intendo, io compro sempre tutto, perché Halloween, non si sa il motivo, è uno dei personaggi meno riprodotti, non si sa il perché, quindi è uscito davvero poco su Halloween. Io parlo versione Ultimate. L'uno non è mai stato fatto, hanno fatto il 2, hanno fatto Kills, ovviamente perché è l'ultimo film, hanno fatto il 2018 e poi hanno fatto questo set, quindi appena è uscito ovviamente il delirio, quindi l'acquisto è consigliatissimo. Però c'è da dire una cosa importante, che io non sono per niente soddisfatto della scelta che hanno avuto di mettere Michael in questo set, perché mi sono sentito un po' preso in giro, perché comunque abbiamo già Halloween 2 in singolo e mi sembrava una stupidaggine avere di nuovo un altro Michael. Quindi questo per me è stato un colpo basso, ecco, non mi è piaciuto. Per quanto riguarda Loomis sono davvero soddisfatto, cioè il 10 se lo prende tutto lui. Gli accessori sono praticamente gli stessi della versione in singolo, quindi abbiamo il bisturi, il martello, insomma le armi sono le stesse. Loomis davvero spettacolo, quindi io consiglio l'acquisto.
Come ho detto, fatemi sapere nei commenti se volete vedere il video di comparazione tra i due Michael e il video di comparazione tra la versione Loomis Included e la versione Ultimate, che sarò felice di farlo. Se vi interessa, lo farò. Ok, Michael? Michael. Vabbè, Jason, Michael, è uguale. Ok, Jason? La stessa cosa di papà, mi è piaciuto pure il fuoco, davvero tanto. Esatto, allora, in questo caso che ce l'hanno dato, noi lo prendiamo e vabbè, in questo caso ce ne abbiamo due, ovviamente uno andrà esposto così, con il fuoco, è bellissimo. Quindi ne abbiamo due, uno col fuoco e uno senza. Quindi deduco che ti sia piaciuto questo set. Mi è piaciuto la persona. Loomis senza... con la giacca marrone. Vabbè, ma tanto quella non gliela togliamo. Infine non gliela togliamo. Cioè è bello il fatto che abbiano messo la possibilità di poter cambiare, ma noi lo teniamo così. Ebbene, detto questo io direi che abbiamo fatto vedere tutto. Fateci sapere nei commenti cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e se siete contenti di questo set. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciarci un like e soprattutto su Instagram, dove noi facciamo i sondaggi per i prossimi pezzi da recensire. Bene, detto questo vi ringrazio come sempre di averci seguiti e vi diamo un appuntamento al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.